Sono stati i vigili del fuoco a scoprire la macabra scena all'interno di un appartamento al terzo piano di questa palazzina di via Torquato San Severino, a poche decine di metri dal centro di Mercato San Severino. I caschi rossi erano stati allertati da alcuni condomini che, impauritisi per i vetri di una finestra andata in frantumi e per il fumo che usciva dall'abitazione, si erano precipitati all'esterno del palazzo. Qualcuno ha pure pensato di sfondare la porta d'ingresso, desistendo subito dopo per il troppo fumo. Anche perché si ipotizzava che all'interno non ci fosse nessuno. La famiglia, la madre di 83 anni, moglie di un medico molto conosciuto a Mercato San Severino, ed i figli rispettivamente di 60 e 58 anni, proprietari dell'intero edificio, avevano trascorso il Natale a casa di parenti, in Basilicata. I vigili del fuoco hanno allertato i carabinieri della compagnia di Mercato San Severino agli ordini del maggiore Cisternino. Nessun segno di effrazione della porta d'ingresso né di colluttazione all'interno dell'appartamento, ma i tre corpi erano in parte carbonizzati. Nessuna ipotesi è esclusa, ma quella più accreditata porta ad immaginare un'azione violenta di uno dei due figli, che sembra soffrisse di crisi depressive, nei confronti degli altri familiari, poi le fiamme ed il suicidio. Naturalmente sarà l'esame autoptico sul corpo dell'anziana donna e dei due figli, entrambi celibi, con uno dei due che riceveva a domicilio studenti per ripetizioni di latino e greco e l'altro che invece si occupava della gestione del patrimonio di famiglia, a chiarire l'esatta dinamica di quanto accaduto all'interno di quell'abitazione. Una vicenda che ha scosso l'intera comunità e naturalmente i vicini. Ma tramite un nostro parente da Salerno, che stanotte, insomma, stamattina presto, stanotte, erano deceduti la madre con due figli nella stessa abitazione. Il movente non si sapeva. E no, io veramente sono parente, insomma, di secondo grado, e da parecchio tempo, da anni proprio. Che persone erano? Appartenevano a un medico, perché il marito della signora era un medico, dottor Papa, conosciuto a San Serino. Persone erano? Oh, persone serie, veramente. Non posso dire niente brutto, persone serie, veramente. Diciamo tranquille, nessun problema, mai nessun problema. No, nessun problema. Stavano a buon rapporto con loro. Sindaco, è una tragedia che sconvolge, no, la comunità di Mercato San Severino. Eh sì, diciamo che è davvero un risveglio scioccante, perché molti hanno appreso questa notizia solo in mattinata, considerando che è successo ieri sera. Una famiglia benestante che però non faceva vita sociale, quindi poco radicata sul territorio dal punto di vista delle conoscenze, no? Ci sembra di capire. Sì, diciamo, io non conoscevo benissimo la famiglia, però insomma una famiglia rispettata, conosciuta, insomma, soprattutto nel quartiere dove abitava, però diciamo che svolgeva poca vita sociale. Sono stato lì perché sono stato avvisato da alcune persone che vivono lì, dai carabinieri, e insomma mi è stato raccontato un po' le prime impressioni, e quindi, cioè, diciamo che tutto è accaduto nel silenzio, perché insomma diciamo che i vicini si sono accorti di quello che stava accadendo solo quando c'è stata la deflagrazione della finestra, quindi diciamo dal rumore ha un po' svegliato tutte le persone vicine.